Liberamente, il podcast di psicologia con storie, idee e consigli per liberare la nostra mente, ogni giorno di più, a cura di Matteo Neroni. Un saluto a tutti da Matteo Neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast Liberamente, il podcast che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale. Oggi ragazzi sto per rifarlo, esattamente, sto per condividere ancora una volta un estratto bello corposo di un'intervista rilasciata da un esperto del campo della psicologia e della crescita personale che è stato ospite mio e di tutte le menti libere all'interno del canale privato segreto su Telegram di Liberamente. E se anche tu vuoi accedere a questo canale ulteriore per approfondire questo podcast, per poterlo utilizzare veramente nella sua forma più potente, allora non devi far altro che iscriverti al canale. Per farlo è estremamente semplice, la modalità è sempre la stessa: devi andare su Telegram, cercare il mio nome, il mio contatto Matteo Neroni, inviarmi la frase "sono una mente libera" e da quel momento in poi faccio tutto io, ti inserirò all'interno del canale. E essere iscritto al canale non soltanto ti permette di vivere il podcast a 360 gradi con il suo backstage, con i suoi contenuti extra, ma la cosa figa è che puoi partecipare in maniera live alla diretta che ogni settimana o giù di lì cerco di organizzare con un esperto del settore della psicologia e della crescita personale. Quindi puoi venire live con noi e fare le tue domande. Cioè, hai capito che figata essere iscritti al canale? Quindi mi raccomando, non perdere questa occasione. Ma entriamo un po' nel cuore di questa puntata, perché sì, Matteo, ma chi è l'ospite? Cioè, chi ha intervistato? Ma soprattutto qual è l'argomento che avete affrontato e sviscerato insieme? Bene, allora, l'ospite è veramente un ospite d'onore. Sto parlando del dottor Fabrizio Gaone, che è uno psicologo, autore del libro Le quattro regole dell'autostima, e quindi capisci da te che il tema che abbiamo potuto affrontare insieme con lui è stato proprio il tema dell'autostima. Infatti aumentare l'autostima e la fiducia in se stessi da una parte non ci rende automaticamente dei supereroi, ma rappresenta il primo passo per affrontare al meglio le sfide di tutti i giorni e i nostri obiettivi anche più ambiziosi. Al contrario, avere una bassa autostima può rappresentare un enorme ostacolo. Un enorme ostacolo nel percorso verso i nostri sogni, i nostri obiettivi, appunto, come dicevamo. La buona notizia però è che il nostro livello di autostima, come dicevamo anche con Fabrizio, non è scritto nei nostri geni. Non puoi scegliere sicuramente il colore dei tuoi occhi, quale sarà il colore dei tuoi capelli, ma durante l'arco della tua vita puoi certamente imparare a rispettarti maggiormente, a riconoscere i tuoi limiti, ma anche dallo stesso tempo i tuoi pregi, e da questa visione di te stesso realistica poter veramente raggiungere grandi traguardi. Allora non perdiamo ragazzi altro tempo, perché non voglio togliere spazio all'intervista con Fabrizio, che sarà veramente una miniera d'oro. Condividerò con te, ascoltatore del podcast, circa come sempre una ventina di minuti di una intervista che è durata almeno un'ora, mi pare, circa, e dove insieme a Fabrizio abbiamo affrontato il tema dell'autostima, che cos'è e soprattutto come costruire la fiducia in noi stessi. Dunque, ho visto che ci sono, cioè quando mi sono documentato per scrivere il mio libro sull'autostima, ho visto che ce ne sono tantissime definizioni, cioè si sarebbe potuto scrivere anche soltanto un libro di definizioni, no? E alla fine, però non è semplice definirla in un modo che sia, che possa essere anche utile per, no? per sapere come trasformarla, come potenziarla. Secondo me, dunque, come autostima possiamo intendere un insieme di opinioni che abbiamo su noi stessi. Non è una singola opinione, poi lo specificheremo anche meglio dopo, ma non è un monolite, una cosa fissa, no? Come un quadro, quello è, quello resta. No, ce ne sono tanti, abbiamo tante rappresentazioni di noi stessi e in tanti ambiti diversi. Magari possiamo avere un'autostima molto forte circa quello che facciamo nel lavoro con gli amici, magari è molto più bassa circa le nostre qualità come partner o come, non so, membro della nostra famiglia. E quindi
tutto è una cosa complessa, ecco, fatta di molte sfaccettature. A me poi piace definirla anche in un modo che, sai che ci sono, no? Tre modalità principali di percepire il mondo, no? E di interagire col mondo, no? Quella più visiva, quella più auditiva legata alle parole, ai suoni, e quella più legata, no? Alle sensazioni corporee, alle emozioni. A livello visivo, direi proprio, cioè l'autostima è come noi ci vediamo, no? Una sorta di specchio in cui noi vediamo riflessa la nostra immagine. E come la nostra immagine corporea è diversa di giorno in giorno. Se ti svegli che hai dormito male, non ti vedi tanto bene. Se ti svegli che hai fatto, non so, un'ottima dormita, oppure ti specchi un attimo, no, che ti stai facendo, che so, bello per, non so, uscire con la ragazza, già ti vedi con tutti gli altri occhi, no? E questo a livello visivo. A livello uditivo è una cosa di cui parlo molto nel libro, l'importanza di quello che tu dici a te stesso, quindi prima di tutto nella tua mente, ma anche di come parli di te con gli altri. Ad esempio, molti pazienti già dalla prima seduta, comprendo che hanno un'autostima molto bassa e che bisogna essere rinforzata per quello che dicono, en passant, no? Dicono, eh sì, sono sempre stato, che so, un debole su questo, sì, sono proprio, su questo sono sempre stato, che so, sfigato, perdente, eccetera. Sono tutti, ti danno un segnale sull'autostima. A livello più, ecco, cinestetico, quello che sento di me, no? Cioè, se io chiedessi a una persona, ma tu quanto senti di valere? Secco, dimmelo proprio dopo 1 o 2 secondi. Se una persona, ad esempio, subito si sente un po', come dire, abbattuta, va un po' giù, mi sta comunicando che non è molto, come dire, molto a suo agio con se stessa, no? Un'altra persona invece la potrei vedere che tira indietro le spalle e, come dire, che entra a contatto con un'emozione positiva. E, diciamo, l'autostima la possiamo vedere come questo, come dire, questo insieme, no? Di livelli. A me piace anche poi definirla tramite metafore, perché le metafore hanno quindi hanno un potere particolare, no? Io nell'incipit del mio libro ho utilizzato una frase di Gibran, che è un poeta libanese che adoro, autore del Profeta, che dice: tanti uomini, no, credono di dover fare viaggi lontani per trovare un tesoro e non si rendono conto che sono già in possesso, no, di un tesoro. Ecco, una persona che ha autostima è una persona che ha compreso che il suo tesoro è lei stessa. Questa può essere una buona metafora. È interessante questa bella metafora che ci fai e hai cominciato già a parlare del tuo libro. Infatti, uno dei motivi che mi ha spinto proprio a fare questa chiacchierata con te oggi è che vieni fresco fresco dalla tua pubblicazione, del tuo primo libro proprio su questo tema, no? Le 5 regole dell'autostima. E più avanti questa chiacchierata mi divertirò a cercare di strapparti un po' qualche segreto che è contenuto all'interno del tuo libro, sappilo, ecco. Però è interessante già questa bella prima definizione che ci dai, no? Su che cos'è l'autostima. Fabrizio, prima di entrare un po' nel merito di quello che stavamo dicendo sulle sfaccettature che può avere l'autostima e sui segni di riconoscimento di una bassa e alta autostima, perché hai scelto proprio di partire questo tema per scriverci sopra un libro? Perché l'autostima l'hai reputata così importante nella vita di ognuno di noi? Tanto da volerci scrivere un libro. Certo. Allora, quindi faccio una piccola parentesi. Quando io ho cominciato a scrivere il libro, ho raccolto in realtà delle singole citazioni, che sono tuttora le citazioni che si trovano all'inizio dei vari paragrafi, e a scrivere i pensieri, le mie riflessioni su quello. Ho deciso di pensare al titolo del libro e anche un po' alla struttura del libro solo in un secondo tempo. Quando avevo raggiunto un bel malloppo di materiale, mi sono detto, ok, adesso è ora di decidere cosa voglio fare da grande. Quindi questo libro come lo chiamo, su che lo dedico? Ed ero incerto cioè, o meglio, pensavo di fare una cosa che riguardasse sia autostima, motivazione e crescita personale, da, come dire, combinare insieme tra titolo e sottotitolo. Poi, anche parlandone con te, no? Nel primo contatto che abbiamo avuto, no? E che abbiamo dedicato particolarmente all'autostima, mi sono detto, ma potrei rendere l'autostima l'unico filo rosso di questo libro? Anche perché, oltre, no, a questa chiacchierata che abbiamo avuto insieme, avevo in mente anche tanti pazienti in cui appunto il problema di fondo per cui vengono da me e su cui lavoriamo è proprio quello dell'autostima, no? Mi sono detto, ok, ma sarà possibile renderlo l'unico tema?
ho radunato un po' il materiale, un po' come piccolo alchimista, ho visto che sì, come dire, la pozione si poteva realizzare e mi sembrava che funzionasse bene. E così, diciamo, così è nato, ecco, le 5 regole dell'autostima. Fabrizio, secondo te da dove nasce il problema della bassa autostima in un individuo, in una persona? Cioè, qual è l'evento scatenante, se c'è un evento scatenante in particolare, o insomma, qual è secondo te un po' l'origine di una bassa autostima? Sì, dunque su questo ci ho riflettuto molto, no? Perché l'opzione che viene in mente sia agli psicologi, ma a tutte le persone che abbiano una qualche intuizione di psicologia è, beh, magari che so, genitori che non so, sono stati particolarmente freddi, che hanno trascurato particolarmente, no? Non hanno dato quel, insomma, quel sostegno, quella base sicura da cui poi, come dire, i piccoli cuccioli d'uomo, poi diventati adulti, no? Hanno potuto esplorare l'ambiente sentendosi sicuri e capaci, no? Questo ambiente è la vita. Questa è un'opzione, cioè in alcuni casi è così, quindi non è un'opzione da buttare via, però visto che non è l'unica, ho visto che è molto presente anche una seconda situazione in cui i genitori a livello affettivo in realtà danno molto ai figli, magari anche troppo, cioè con una fortissima ansia, con una grande ansia, no? Come se i genitori sentissero l'ansia da separazione prima ancora dei figli. E questo fatto che, cioè, che ai figli arriva l'attenzione, l'affetto dei genitori, però non gli arriva la fiducia che i genitori hanno nelle loro capacità di, no, pian piano staccarsi, esplorare l'ambiente, avere una loro autonomia. Quindi li tengono sempre su una sorta di campana di vetro. Noi usiamo questa immagine. Ecco, anche questa seconda possibilità ho visto che è un tema piuttosto ricorrente nelle storie che i pazienti mi riportano. E quindi io sì, vedo ambedue questi elementi e come dire, un trait d'union può essere quello di andare anche a vedere, no? I miei genitori, secondo me, quanta autostima avevano? Capita spesso che genitori con le migliori intenzioni, però che non hanno un'autostima particolarmente alta, e non riescano poi, no, a crescere figli con un'autostima forte e solida, pur mettendoci tutto l'affetto che è nelle loro capacità. Questo può essere utile anche nel lavoro con i pazienti, perché non demonizza i genitori del tipo quanto sono cattivi, brutti, eccetera, i miei genitori, no? Hanno fatto il massimo per le loro capacità, ok? E anch'io da bambino sono cresciuto al meglio che potevo, con poca autostima, ma quelle erano le risorse che avevo, ok? Adesso sono adulto, che voglio fare? Cominciamo ad allenarci qui come dire, nello studio, nel mio studio con me o nello studio dello psicologo da cui vanno. Cominciamo ad allenarci ora. Ok, ti volevo chiedere, ma quindi cioè una bassa autostima o un'alta autostima non è che ci si nasce, no? Ma è qualcosa che si costruisce nel tempo, cioè durante l'arco di vita, oppure non c'è niente da fare. Se abbiamo avuto qualcuno che non credeva in noi nella prima fase della nostra infanzia e della nostra vita, allora questo è un fardello che ci porteremo per tutta la vita e non ci potremo fare niente. Ecco, qual è il tuo punto di vista? O magari il punto di vista che hai cercato di comunicare e condividere attraverso il tuo libro? Sì, allora, prima di tutto mi piace molto la domanda perché alla fine queste sono le due visioni, insomma, dell'autostima in generale della vita umana, no? In cui si divide il genere umano, cioè, secondo alcuni sì, è possibile cambiare, no? A qualunque età è possibile cambiare, fare uno scatto, prendere in mano la propria vita e in un certo senso riscrivere quello che è il copione della propria vita. Secondo altre persone quello che, come dire, sei nato tondo, vivi tondo, Non muori puoi muovere tondo quadrato, e non certo. ci puoi fare niente. Sì, ovviamente per fare questo lavoro qui ho la prima di queste due visioni, cioè secondo me non ci si nasce, è una cosa che si impara molto da piccoli, molto in famiglia e molto proprio osservando i propri genitori e gli adulti intorno. Poi ovviamente viene rinforzato, che so, dall'atteggiamento, no, che si riceve dagli insegnanti, ci sono insegnanti che aiutano a tirare su l'autostima, altri che te la abbassano ancora di più, che so, coetanei che ti fanno sentire parte del gruppo, altri che magari che so, ti bullizzano, ci sono poi altri eventi, però parte da lì. E
Secondo me, sai cosa c'è, Matteo? Secondo me il punto è questo, che siccome è qualcosa che noi impariamo molto da piccoli, da piccolissimi, è qualcosa che poi, come un vestito, che noi però ci ritagliamo, come dire, così su misura, che sembra veramente poi quasi come se fosse la nostra pelle, una seconda natura, no? Però è qualcosa che abbiamo appreso. Lo abbiamo appreso molto bene, molto da piccoli, però lo abbiamo appreso. Apprendere implica che tu puoi anche a un certo punto dire ok, questo apprendimento non mi serve più, incomincio gradualmente a voler imparare qualcosa di diverso e tutto lo sforzo, no, che faccio nel lavoro con i pazienti va in questa direzione, cioè imparare nuovi modi di stare nel mondo e di rapportarsi con se stessi, quindi di gestire la propria autostima, che siano più buoni per la persona. Ok, hai parlato dell'autostima come una sorta di costellazioni di, diciamo, di valutazioni che la persona ha su se stesso, no? Ognuno di noi ha una costellazione diversa e quindi capisco che l'autostima è un costrutto teorico, se vogliamo chiamarlo così in maniera un pochino più tecnica, che abbraccia diverse sfere della nostra vita, per cui possiamo sentirci più bravi magari nel contesto lavorativo e possiamo essere persone più efficaci, efficienti in un certo ambito della nostra vita, e poi magari sentirci totalmente magari incapaci in un altro. Ecco, come funziona quindi l'autostima? Non è un qualcosa che si ha o non si ha, ma è un qualcosa che in qualche modo può essere variabile in base ai diversi ambiti che la vita della nostra vita? Sì, secondo me da questo punto di vista, allora premetto, sono un grande appassionato di sport e se noi prendiamo, che so, un calciatore oppure un giocatore di basket, no? Se io chiedessi, ok, ma qual è, che so, il livello di, che so, il livello generale di Messi? Certo, sappiamo tutti che è un fenomeno, però non è che in tutte le cose è forte uguale. Nel dribbling, nello scatto, che so, è fantastico, però ci sono giocatori più veloci di lui. Come tecnica probabilmente è il numero uno, no? Come fisico non è così eccellente, che so, gente più alta, più robusta, va meglio di lui. In fase difensiva sicuramente non, come dire, non è quella la sua competenza. L'autostima è un po' così, cioè i vari ambiti della vita sono un po' come le varie fasi, no? Le varie abilità del gioco del calcio, del gioco del basket, e non è che è lo stesso livello in tutte. Ed è anche difficile poi dire qual è il tuo livello totale. Come dire, non c'è un momento preciso in cui vedi in azione tutte quelle cose insieme. Oppure non basta nemmeno fare la media di tutti bravo, gli ambiti, ecco. Cioè non siamo il risultato medio diciamo di quello che è la nostra valutazione sui diversi ambiti. Sì, esattamente. E poi c'è anche da dire un'altra cosa. Mettiamo anche il discorso su un singolo aspetto, no? Che so, immaginiamo nei rapporti con gli altri in generale. Ok, sì, una persona può essere molto socievole e quindi avere molta, apparentemente, una buona autostima, no? Una buona socievolezza, però anche all'interno di quello, magari, che so, quando si sente di buon umore, ok, rende molto bene, si sente molto a suo agio. Io però ho visto molte persone che sono, cioè, ho degli amici, ad esempio, che sono super socievoli, però quando si sentono giù, invece hanno molta difficoltà, ad esempio, che so, a stare in gruppo o a esprimerlo e farsi dare, che so, una pacca sulla spalla, una parola di conforto, no? Cioè, quando magari stanno giù, non mostrano un livello di autostima particolarmente buono. Quindi dipende poi anche dalla singola giornata. Mi rifaccio alla metafora del calciatore. Ci sono delle partite in cui anche Messi gioca come una ciofeca, così come c'è anche il giocatore che non è un granché, che però magari fa delle singole partite molto buone, in cui magari, che so, fa una doppietta, o che so, un portiere che farà un rigore a un campione come Cristiano Ronaldo. Certo. Questo applicato al rapporto psicologo-paziente è una ricaduta molto importante, cioè anche se tu magari di fondo c'hai un copione di vita come dire, più perdente che vincente, una vita che so che ha avuto più bassi che alti, però alcuni alti ci sono stati. Allora noi possiamo andare a vedere dove, come, perché ce li hai avuti, rinforzare quel ricordo e da lì costruire una nuova fase della tua carriera.
Perché poi l'autostima, la vita, quindi è una carriera che appunto dura tutta la vita, non è che finisce a 30-40 anni come quella degli sportivi. Quindi è una sfida ancora più importante. Certo. E come facciamo, Fabrizio, a slegare, no? Seguendo quello che stavi dicendo con l'esempio del calciatore, con la metafora del calciatore, come facciamo a slegare, la nostra autostima, quindi ciò che pensiamo di noi, dalle nostre prestazioni? Sì, allora questa domanda mi piace moltissimo perché mi dà la possibilità di, come dire, di fare un salto più in profondità, più dentro l'autostima. In effetti, no? Per come tante volte viene affrontata nel mondo occidentale, che è tutto un mondo basato sulla performance, non dico solo di pensare che so al lavoro, no? Produci, in base a quanto produci, che so, ti faccio il contratto, rimani, l'azienda va avanti o fallisce. Anche per esempio a livello digital, Matteo, no? Ci sono tante persone che fanno contenuti di qualità, magari per un piccolo numero di persone, apparentemente per l'universo digital non esistono. Altre fanno, che so, 16.000, che so, 16, no, non 16.000, 160.000 follower, così, magari sono soli, che so, tronisti di uomini e donne, sembrano, che so, i re del mondo, cioè sembra tutto basato sulla performance, no? Magari di quei 160.000 non ce l'hanno nemmeno uno a cui possono dire questa sera mi sento giù, no? Allora, ecco perché è così importante, soprattutto in una società molto settata sulla performance, dire ok, l'autostima è sia questa parte qui che potremmo definire più legata all'autoefficacia, la fiducia nei miei talenti personali, nelle mie potenzialità, però è anche volermi bene per ciò che sono e volermi bene anche nelle mie fragilità, nei miei momenti di difficoltà. E lì, per esempio, infatti a me, piccola anticipazione rispetto a quello, insomma, che magari mi chiederai dopo, il capitolo che infatti mi piace di più del mio libro è il numero 4, in cui prendo il concetto di, come dire, autoefficacia, lo metto totalmente da parte ed è interamente dedicato a avere un dialogo interiore con noi stessi, gentile, quando ci troviamo in difficoltà, ricadiamo nel solito errore, in un difetto, e anche a sviluppare quella che possiamo definire come umanità comune, nel senso che so, tipo, mi sento giù perché, non so, sto andando incontro a una separazione, no? O che so, ho sperimentato un grosso fallimento della mia vita. Ok, in quel momento il rischio è che io mi sento isolato, cioè come se fossi proprio the only one, cioè l'unica persona sulla faccia della terra che lo sperimenta. In realtà, forse è proprio in quel momento che sei più simile a tutti gli altri 6 miliardi di esseri umani sulla faccia della terra, cioè quando sperimenti i tuoi limiti, le tue imperfezioni, quando sperimenti una situazione difficile. Se lì riesci a sentirti parte, no? Parte dell'umanità e poi in connessione, no? con alcuni amici, con alcune persone specifiche per te importanti, secondo me lì fai proprio il salto di qualità dal ho fiducia nelle mie capacità, autoefficacia, a cioè, voglio proprio bene a me in toto. Chiudo quindi questa risposta un po' più lunga che ho dato dicendo che nelle relazioni d'amore, infatti, i momenti più belli, parlo per esperienza personale, ma credo che valga anche per gli altri, è proprio quando io li ho vissuti, quando, che so, magari mi sono sentito giù, ho sperimentato, non so, un fallimento nello studio, sul lavoro, in qualcosa di personale, e ho sentito che la ragazza che mi stava accanto cioè, mi è stata vicino per ciò che ero in quel momento lì, cioè perdevo, non importa, ti amo lo stesso, questa è la cosa più bella. Quindi penso che sia la cosa più bella che possiamo fare anche con noi stessi. Certo, quindi potersi affidare alle relazioni affettive che ci circondano di qualità è sicuramente una bella rete, no? Di sicurezza, anche nei confronti della nostra, nei momenti in cui sentiamo bassa autostima nei nostri confronti e non abbiamo fiducia in noi. Non c'è il rischio però, Francesco, che questo in qualche modo si trasformi, in una dipendenza dall'altro, no? Nel senso che, finché c'è l'altro che in qualche modo mi sostiene, allora è tutto ok. Poi quando l'altro viene meno, su come si fa a irrobustire delle fondamenta di una buona autostima nei nostri confronti dentro di noi.
Qui la questione è molto, infatti è molto sottile, diciamo che tutti noi, no, oscilliamo tra momenti in cui magari vogliamo farcela anche troppo da soli, cioè in cui ci intestardiamo, no, col voglio essere autonomo a tutti i costi, con momenti in cui magari tendiamo un po' troppo a dipendere, no, da alcune persone e dalla nostra rete sociale, cioè troppa autonomia o troppa dipendenza. Infatti noi esseri umani siamo interdipendenti, cioè che abbiamo un certo bisogno degli altri, però siamo anche autonomi. E, guarda, secondo me una buona cartina al tornasole può essere, no? Se quando la persona, no? Ci sono momenti in cui magari non trovi, che so, la persona che ti stia, come dire, che ti stia accanto, no? Magari, che so, nel momento in cui una persona è single, oppure un momento in cui non ha, che so, un amico disponibile per confrontarsi su quel determinato tema, ok? Come sta la persona in quel momento lì? Se in quel momento lì tende ad andare proprio down di umore, cioè avere, come dire, a sentirsi, sì, piuttosto giù di umore, e non riesce a confortarsi da sola, si può accendere una campanella d'allarme, perché è come se l'altro dovesse essere quella parte un po', come dire, paterna, materna dentro di lei, che la sappia accarezzare e tirar su di morale, no? Quando va un po' giù di umore come un bambino, mi viene in mente questa metafora qui. Se invece in quei momenti, ok, certo, mi dispiace magari che non c'è una persona accanto a me, mi dispiace che non posso condividere questa difficoltà con un collega o con un amico di fiducia, però trovo un modo di, no, di confortarmi, di sostenermi dentro me stesso, ecco, non vado a sentirmi una schifezza, vado comunque ad aiutarmi, in quel caso lì direi che c'è un buon livello di autonomia. Poi anche qui, Matteo, dipende molto dalle situazioni, perché ovvio una persona che so che esce dalla rottura di una relazione sentimentale lunga un po' ha bisogno di dipendere, no, da qualche familiare o qualche persona amica per una fase, no, di transizione verso un nuovo equilibrio. Certo, quindi ci sono situazioni e situazioni. Esatto. Sì. Esatto, bisogna essere flessibile. Hai parlato del tuo libro, ne abbiamo parlato un pochino, ma mettiamolo proprio al centro. Insomma, tu hai scritto questo libro, Autostima, le 5 regole, no, dell'autostima, e allora mi piacerebbe capire meglio quali sono queste 5 regole dell'autostima di cui parli nel tuo libro. Ok. Beh, a questo punto non si può più, come dire, non ci si può più esimere dalla risposta. Allora, sì. Allora, dunque, sì, la prima regola è quella di un, come dire, di un rapporto amichevole col tempo, no? Essere, io l'ho chiamato come essere amici del tempo, perché quello che io noto sia su me stesso, sia su tante persone che, come dire, che vedo soprattutto in una città frenetica come a Roma, no? Che è continuamente un formicaio a cielo aperto, no? Di persone che vanno con le loro zampette e le antennine da una parte all'altra della città, e vedo molta difficoltà nel rapporto con il tempo, cioè la difficoltà a stare, no, pienamente nel presente, a stare pienamente nel presente, perché con la mente, no, si va continuamente a quello che devo fare dopo e dopo e dopo, oppure quello che vorrei fare, no? Sto qui al lavoro, che palle, vorrei stare, che so, con la ragazza, con gli amici, alle Bahamas, però poi non mi perdo anche quel positivo o comunque sì, quel positivo, quel piacevole, oppure quell'elemento della realtà che mi può comunque insegnare e arricchire in qualche modo, fosse anche nella resistenza nelle difficoltà, anche quello serve, no? E quindi soprattutto, ecco, saper stare di più nel presente, e secondo me per questo una cosa fondamentale, ne parlo poco nel libro, ma è tipo ridurre di tanto il tempo che si sta connessi sui social e con gli smartphone, perché quello lì fa, cioè apparentemente stai nel presente, sì, però stai in un presente virtuale, alla fine non stai veramente nella realtà, sei in una sorta di altro mondo, e quindi riappropriarci del presente, anche limitando molto il tempo sui social, e come dire, limitando anche tutto il tempo che utilizziamo a, che so, a rivangare presunti torti, ingiustizie, cose brutte che ci hanno detto del passato, che so, il collega ha detto quello, la mia ragazza ha fatto quell'altro. Ridurre tutto questo tempo passato mentalmente nel passato, essere più consapevoli del presente, e se sei più consapevole del presente prepari meglio il tuo futuro, perché in fondo il presente è
il futuro di ieri. Quindi questa è la prima cosa, la prima regola. Poi, ovviamente qui la risposta è lunga, quindi in qualunque punto tu desideri inserirti, fai pure. Vai, cogli il presente, a proposito. Ok, ok. Poi la seconda regola è quella di una, insomma, un'attitudine positiva verso la realtà, nel senso di cogliere quelli che sono gli elementi positivi. Mi ricordo che abbiamo parlato, no, ad esempio, del fatto del... come dire, cogliere del diario della gratitudine, no? Che tu hai già affrontato, no? E del cogliere quegli aspetti della realtà per cui, no, io mi posso sentire grato, no? Oggi. Quella, ad esempio, è una cosa fondamentale, cioè gratitudine versus lamentela. È cosa, secondo me, un punto veramente fondamentale, cioè manchiamo veramente di persone che hanno gratitudine nel mondo d'oggi. Siamo pieni di persone che si lamentano. Tu sei di Roma, quindi lo sai benissimo, magari gli amici che non sono di Roma non se li immaginano. Se stai dentro la metro a Roma, per le strade, eccetera, senti così tante lamentele che ci potresti riempire Marte, Venere, Saturno e tutta la galassia, no? Però quella, cavolo, che peccato, è tutta energia sprecata che potremmo dedicare invece, per esempio, no, essere grati per le cose belle che ci sono. Cioè, sì, magari ho la rottura di palle del capo sul lavoro, però sono in salute. Ad esempio, non è una cosa scontata, o ho comunque degli amici su cui posso contare, okay. Non è una cosa scontata. Quindi coltivare un'attitudine al positivo. Al positivo e alla gratitudine, sì. Ok. Poi, questo vale ovviamente anche verso te stesso, cioè, ad esempio, no? Di cos'è che posso essere grato a me stesso, no? Sia a livello di quello che ho fatto, ad esempio, che so, ecco, posso essere grato a me stesso per aver scritto questo libro, o nel tuo caso per aver creato questo podcast. Questo è un pensiero che dovremmo fare tutti i giorni. Oppure per una qualità che abbiamo, no? Ho tenerezza nel rapporto con la partner, o con i figli, no? Oppure ho intraprendenza sul lavoro, sono altruista quando vedo una persona in difficoltà, ok, mi sento grato per questo, e mi faccio anche i complimenti per questo. Ok. Fa parte della linea positiva. Terza regola? Yes, terza regola, forse la più difficile, quella di vivere relazioni emotivamente nutrienti, soprattutto a livello di reazioni sentimentali. Beh, sono molto complesse. Io penso che le reazioni sentimentali siano un po' un work in progress per chiunque. La cosa importante, secondo me, cioè quantomeno è provarci, no? Ad avere, che so, relazioni d'amore sentimentali che ci soddisfino. Poi a tanti pazienti, no? Che magari non sono riusciti, che so, a vivere l'amore della loro vita, però hanno avuto una relazione importante o delle relazioni importanti. Io dico, beh, guarda che non è, come un po' dice Vasco Rossi a Sally, guarda che non è tutto, cioè non è stato poi tutto sbagliato, no? Cioè non è che ti devi solo sentire in colpa, cioè qualcosa da salvare c'è, no? Hai comunque costruito qualcosa di valore che ti puoi portare dentro, anche se adesso non c'è più al di fuori di te. E lì mi piace citare una frase, cioè non puoi trovare la persona giusta finché tu credi di essere la persona sbagliata. Ha molto a che vedere con l'autostima, no? Certo. Che significato c'è dentro questa frase, secondo te? Dunque, il significato è che, cioè, tante volte, io lo trovo anche in diverse pazienti, che magari si attendono, no? Che arrivi questo principe o questa principessa azzurra che li tiri fuori, li riscatti da un insieme di storie sentimentali tormentate, oppure che le tiri fuori da una vita, insomma, vissuta con molti sensi di colpa, per riprendere sempre Sally, no? Però la verità è che se non si tirano fuori loro, nessuno lo farà al posto loro, e non troveranno, e soprattutto non troveranno poi una persona di valore, no? da avere accanto, perché loro non si danno valore. Non perché non abbiano valore, ma perché non se lo danno. Bello, bello. Quindi, quarta regola? Sì, quarta regola è quella che dicevo prima, no? Della gentilezza, della, come dire, della, di essere di avere self-compassion, compassione nel senso positivo del termine verso se stessi. Non la sto a rispiegare perché l'ho già detta. Certo. E la quinta... quella del, insomma, diventa chi sei, cioè nel senso di realizza quelle che sono le tue potenzialità, i tuoi talenti. Io l'ho legata molto al
ok, no? Magari finora tu hai vissuto un certo, puoi immaginare, no, la tua vita come un copione, no, di un attore di teatro, no, o di un film, ok, finora è andata in una certa direzione che magari a te non piace, ok, ma da adesso dove la vorresti riscrivere questa storia? Come la vorresti far proseguire? Quale nuovo finale vorresti riscrivere? E basandolo ovviamente su quelli che sono le cose che a te piacciono e le cose su cui tu sei forte. Certo. Fabrizio, è una cosa negativa avere un'autostima troppo alta di sé? Cioè una stima troppo alta di sé? Può essere un elemento negativo? Cioè un segnale non buono? Allora, dunque, tutto sta in quel gioco di parole, no? Tipo autostima, no? Poi ti sei corretto, no? Stima di sé troppo alta. Esatto, l'autostima troppo elevata non può esistere perché l'autostima è qualcosa di sano, no? Come dire, può esistere una persona troppo in salute? No. Però, invece che ha una visione di sé troppo, troppo grandiosa, sì, quello sicuramente sì. Io ho in mente, per esempio, ho diverse pazienti che hanno vissuto relazioni con uomini che avevano dei tratti, per esempio, che sono narcisisti, cioè avevano quest'immagine grandiosa di sé e nel loro caso sicuramente era una cosa negativa, perché è una cosa che andava a oscurare l'altro, a togliere empatia nei confronti dell'altra persona, no? In questo caso della paziente. Ma in realtà anche quella è una... cioè, non è che una maschera, cioè se io, cioè parliamoci chiaro, siamo tutti uomini, non siamo dei. Se io ho bisogno di costruirmi una maschera, no, di me stesso, per cui sono un dio, vuol dire che in realtà dentro mi sento fragilissimo. Infatti non si può dire che i narcisisti abbiano autostima. Infatti basta che uno, ad esempio, faccia una minima critica e subito, come dire, tutta la loro apparente sicurezza crolla e sperimentano una fortissima... crisi d'identità, certo. Dire. Proprio sì, esatto, sì, proprio crisi d'identità, esatto. Chi si aggancia con diciamo magari un partner narcisista, secondo te soffre di bassa autostima? Beh, in tanti casi sì. Ok. Non sempre, però nella maggior parte dei casi devo dire proprio di sì, perché cioè, c'ho in mente diverse, appunto, come ti dicevo, diverse pazienti e cioè perlomeno nel mio caso il 100%, nel mio piccolo campione. Eccoci qui ragazzi, anche oggi siamo arrivati al termine di questo episodio del podcast. Io sono davvero molto contento e spero che la condivisione di questo estratto dell'intervista di più di un'ora con l'esperto Fabrizio Gaoni sul tema dell'autostima ti sia stata di aiuto e di ispirazione. Quindi se vuoi continuare ad approfondire insieme con noi questo tema puoi ovviamente richiedere l'intervista integrale, ma soprattutto puoi acquistare il suo libro Le 5 regole dell'autostima, che è ovviamente disponibile per tutti quanti su Amazon. Allora ragazzi, io che posso dirvi? Nient'altro che augurarvi una buona giornata, un buon inizio di settimana, perché oggi, se stai ascoltando la puntata del podcast in data di pubblicazione, è lunedì, quindi abbiamo tutta la settimana davanti a noi da vivere veramente alla grande e con tanta energia. Ma come sempre, prima di salutarci, diciamo ringraziamo tutti coloro, le menti libere, che grazie al loro finanziamento mensile danno la possibilità a me e a te di avere un podcast libero, bello da ascoltare ogni giorno, fresco, con contenuti nuovi. Ecco, è grazie ai finanziatori del progetto Liberamente che io e te possiamo ascoltare questo podcast senza avere le interruzioni di pubblicità, di sponsor, eccetera. Insomma, è grazie al loro aiuto, perciò non perdiamo tempo, andiamo a ringraziare ad uno tutti i finanziatori: Alberto Bagnoli, Alessandro Masetti, Alessia Cecconi, Antonio Andriollo, Davide Rizzo, Carmelo Conti, Deborah Fontana, Elena Giurlando, Fabio Giuliani, Fabrizio, Filippo Labruna, Francesco Maggioni, Giacomo Sisca, Antonella Guerra, Mara Boschello, Mauro Catini, Sangio, Waco, Raffaele, Saba, Simone Figus e Veronica Cardullo, che grazie al loro finanziamento da 1, 3, 5 dollari non solo ci permettono in qualche modo di avere un podcast totalmente
libero, ma soprattutto loro che sono finanziatori possono portarsi a casa tutte le interviste, diciamo, che fanno parte dell'archivio di Liberamente. Aspetta Matteo, ma che cos'è questo archivio? L'archivio è il database dove vado a inserire tutte le interviste che ho realizzato fino ad oggi, come se fosse una sorta di piccolo Netflix della psicologia, ecco, mi piace pensarlo così. E proprio loro che sono finanziatori hanno sempre accesso illimitato e in qualsiasi momento. E se anche tu come loro hai il desiderio di volerti prendere cura in maniera ancora più potente e più efficace della tua mente e del tuo percorso di crescita personale, da oggi puoi accedere all'archivio organizzato di tutte quante le interviste che ho realizzato fino ad oggi. Abbiamo un archivio che supera ormai le 10 ore di psicologia e di crescita personale, di trattamento di queste tematiche, perciò ce n'è veramente tanto da ascoltare, c'è tanta ricchezza, tanto valore sul tavolo. Per capire come puoi fare non devi far altro che andare nelle note di questo episodio, cliccare sul link diventa finanziatore e scegliere il finanziamento che va dai $3 in su, che ti dà oltre tutta un'altra serie di benefit, anche quello di poter accedere all'archivio delle interviste. Ma ragazzi, basta così, ho già parlato a sufficienza, vi mando un grandissimo abbraccio, vi auguro una bellissima settimana e ovviamente vi do appuntamento come sempre qui all'interno di Liberamente. Liberamente, il podcast di psicologia con storie, idee e consigli per liberare la nostra mente, ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni.